Colpo esterno della Pink Bari che si impone 3-1 in casa del Luserna, un successo importante per le pugliesi nella lotta per la salvezza. La squadra di Tatiana Zorri parte benissimo e dopo appena un minuto è già in vantaggio. Annalisa Favole è bravissima a rubare palla poco fuori area. Il dai e vai con Erika Moretti porta il numero 10 al cross che, deviato a centro area da Morra, porta avanti il Luserna. La Pink prova a reagire cercando la soluzione in profondità per Privitera. Al 14esimo la Pink pareggia sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla deviata da Morra finisce in rete. Il direttore di gara annulla per fuorigioco su segnalazione dell'assistente. Il gol del pareggio arriva al 24esimo quando Penelope Riboldi ruba un pallone sulla tre quarti campo e si invola verso la porta del Luserna. Davanti ad Asteggiano l'ex Mozzanica non sbaglia ed è 1-1. Dall'altra parte Luserna ci riprova in contropiede con Barbieri. Il tiro finisce largo. Bari cresce e Asteggiano vola a deviare in corner la punizione laterale di Piro. È un momento decisamente positivo per la squadra del tecnico Cardone che ci prova anche con conclusioni dalla distanza. Sul cambio fronte Luserna si affida al calcio piazzato. Manca la precisione, all'intervallo è 1-1. Nella ripresa la Pink Bari ribalta il risultato con il gol del 2-1 siglato da Privitera, gol però annullato per posizione di fuorigioco. Cantoro di contrabbalzo, forte e di poco fuori al nono per il Luserna. È una bella partita, Privitera servita in area spara alto, risponde Favole da fuori con Di Bari che si allunga a bloccare. Bari continua a spingere e al 36esimo arriva alla rete del sorpasso sul cross. Asteggiano ci mette una pezza ma non può nulla sulla ribattuta di Soro. Prima del fischio di chiusura arriva anche il gol del 3-1 all'88esimo con Lucia Conte che si gira benissimo e mette la palla sotto l'incrocio. Il Bari centra la seconda vittoria in campionato. Un gruppo che sta crescendo, che finalmente stiamo dando, ribadisco, continuità di risultati. Io ho sempre detto, quando perdevamo dopo 7 sconfitte consecutive, dicevo solo che prima o poi il lavoro paga sempre, per cui questa squadra doveva venire fuori. Siamo state di nuovo timorose, ci siamo tirate indietro, il baricentro si è abbassato. E credo che la colpa non sia da dare agli errori individuali fatti, ma a un gioco di squadra non impeccabile, anzi. E niente, da oggi ci deve rimboccare le maniche e cercare di compensare questi errori che cominciano a pesare sulla classifica.